tempo, laddove oggi c'è Radio 2, esisteva la contea di proprietà di una giovane donna speciale, la contessa di Via Asiago, una di noi. Giovanni, fronte moni. Conte di Ramacca, amore mio. Ma chi vuoi questa pazza spatenata? Ma chi vuoi? Conte, voi rischiereste la vita per me. Come no? Certo, la tua. Scappo via. Ma il conte di Ramacca ignorava che era lui a rischiare la vita. In antichità i suoi avi recarono un'offesa grave alla famiglia di un uomo detto l'Ispanico. E ora, un discendente dell'Ispanico cercava la postuma vendetta. È finalmente giunto dopo 1800 anni, il giorno della vendetta della mia famiglia. Eccolo là, il discendente di Comodo. Ehi tu, vatti avanti. Devo ucciderti per te, pollice verso. Oddio, che ti ho fatto? Neanche ti conosco. Ma cos'è sto pollice poi? Vuoi un passaggio? Il mio nome è Massimo Decimo Merizio. Merizio, quindi tutto nero nero, sei meridionale, come me, siamo parenti. Giammai, tu sei un verme discendente di Comodo. Ma Comodo chi? Comodo 64. Io non so niente, lo ciuro. Parabutto, lo so che lo sai. A rivelare tutto ai miei antenati fu Cassio. Ma Cassio chi? L'amico di Bruto o fra Cassio da Bellini? Non ho fatto niente io! Per salvare la tua vita farò come fecero i tuoi antenati. Essi fecero del male alla mia famiglia. Quindi io ucciderò la tua donna. Mannaggia, quanto mi dispiace per me. Comunque guarda, non la troverai mai. Abita via Siago 10, eh? Ma questo la trovi, non correre. Stai comodo comodo. 1800 anni. La vendetta si stava consumando con il sacrificio dell'ignara contessa di Via Asiago. Contessa di Via Asiago, sono Massimo Decimo Merizio e devo ucciderti. Ma chi siete? Perché dite ciò? Cosa ho fatto di male? Vendetta di famiglia. Lo so, mi dispiace uccidere una donna. Non l'ho mai fatto finora, ma sono costretto. Mi dispiace veramente. Vedi, io... Ma sparala! Ma ti serve l'incitamento? Massimo Merizio, dai, te lo faccio evitare l'incitamento. Massimo, sbaglio, dai, tira fuori l'asso di spada, squainala. Oh, aspetta un attimo, Conte, non mi sembra che ti dispiaccia tanto che le faccia del male, ma siamo sicuri che è la tua fidanzata? Conte di Ramacca, ma siete qui, amore mio, salvate. Senti, chi ti avevo detto? Sì, amore, ci provo a fermare Massimo, tutti insieme, Massimo, vinci per pure tu con te, caccia fuori l'asso, dai! Ma fare del male a una donna era contro l'etica di Massimo, così egli decise di tornare in Spagna, senza consumare la sua vendetta. Nonnino, il conte di Ramacca mi ha salvato la vita. Solo gridando il nome di un uomo cattivo lo ha fatto scappare. Egli è sprezzante del pericolo. Ma quale pericolo? La letta a nonno tuo! Io cosa ho disprezzo quello? Quello disprezzo! Armani, con un nuovo episodio di...